Oh, è iniziato il caldo, è iniziato il caldo, cominciano quelle giornate afose che ti fanno mancare l'aria e ti fa sudare come se ci fosse un domani. È arrivato il momento pure di fare qualcosa per sentire un po' di fresco, ti giuro, oggi è una giornata di quelle, sai, grigie da morì, c'è l'uniforme di colore, c'è sto grigio, grigio lattaginoso, diciamo così, vento, ma forse umidità. Quindi se inizia ad andare verso il periodo estivo e quindi di che cosa dobbiamo iniziare a parlare noi, secondo te? Guarda un po'. Allora oggi entro un po' soft, non ti ho messo ancora il dopo barba perché voglio fare una mia valutazione personale. Non voglio mettere il solito mentolato sparato, ma te voglio, guarda che capelli, far vedere qualcosa che possa essere un po' più, diciamo così, non troppo aggressivo, nello stesso tempo rinfrescante, ma non troppo. Quindi non te lo faccio vedere subito. Allora, oggi ti vado a riprovare il Razorock 30, German 37 Slant. Voglio vedere come si comporta. Abbinata a che cosa? Alla Feather, giusto per rimanere nel tema uomo d'orcia che sta spopolando nel mio gruppo di Facebook. Allora, oggi è il 13, quindi oggi è 13, 13, 13, 13, 13. Fa un caldo che tu manco te lo immagini, ma sto a squagliare come se non ci fosse un domani, proprio come un calippo. E quindi. Allora, ti ho fatto vedere che cosa andrò a utilizzare. Inizio con l'agrume, sì, l'agrumella, raso zero e lo spiffero, che è base mentolata. E andrò con la peppermint della Taylor. Premetto, siccome la ciotola mi si è crepata completamente, il sapone ne ha risentito un pochettino, anzi la crema. Infatti, come vedi, c'ha. Però è tosta, eh? Cioè dura, vabbè che si è un po' disidratata. Vediamo appunto pure che succede con una crema che si è leggermente seccata, se va o non va. Premetto che oggi l'acqua calda non funziona bene perché siccome tira vento, la caldaia si accende e si spegne di continuo, quindi sicuramente me la farò con l'acqua fredda, ma non me ne frega perché somo del mondo e poi voglio il fresco. Eh sì, perché tanti parlano del mentolato, sto mentolato, 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 pure secondo me la menta fa il lavoro suo. Allora proviamo con questa bellissima, magnifica acqua calda. Un po' capito, c'è una fantasia proprio. Perché va e viene, capito? La fregatura, ti fai la doccia, senti un po' quel freddino leggero, te la fai completamente. Ah, buono, fermo. Buono, calda. Fammi fare finta una cosa. La catturo subito l'acqua, me la catturo, ci butto il pennello, Evo Veteran, oggi nuovamente mi assiste. Eh sì, perché la crema si è indurita, quindi che fai? Ci metti un pennello che sia un po' più spinoso? Ci sta tutto, ci sta tutto. Ok, l'acqua l'ho messa, bene. Allora, ne approfitto perché tanto so che tra un po' sarà fredda. Ci metto un goccino di acqua sul visetto, ancora un po'. E ne metto un goccettino anche, ma poco poco, dentro il raso zero, ma giusto per prenderlo, giusto per prelevarlo. Ce lo metto perché, vedi, te può fare sto scherzo, che è uno scherzo. Ti è, ammazza, si è incollato. Già ne ho preso troppo, ne ho preso veramente troppo. Faccio la stessa cosa che faccio con i saponi, lo metto al contrario, in modo tale che se ne vada via più possibile l'acqua. Oh. Ah. Ora sto attento a quando metto la metta, perché questo è molto scivoloso. Però c'ho un po' di fresco. Non mandava a utilizzare il solito snack del qua e di là. E quindi la menta. Sì, perché ne parla poco, io non vedo tutta sta grande attenzione rivolta a prodotti a base di menta o completamente fatti con la menta. Ah, che roba. In teoria mi ci posso fare la barba, anzi, al prossimo video mi ci faccio loro la barba, quella su zero. Come feci col prurato. Allora, vediamo questo slant della Razorock, qui c'è il modello vecchio, quindi col manico, questo veniva chiamato manico bambù, è su per giù identico al Mercur con prezzo minore. Quindi se cerchi uno slant potresti indirizzarti su questo. Però andiamola a vedere un attimo nel dettaglio, perché è il dettaglio che fa la differenza, soprattutto quando si parla di slant bar. Allora, eccola qua, Feather.
Nera perché nera? Perché so di meno rispetto a quelle gialle, quindi quelle nere sono numero inferiore rispetto alle gialle, come quantità di lamette, eh? Mamma, sta colla, sta cera la odio, io la odio proprio perché qualche giorno mi ci ha fetto il dito, la rottura di scatole, oh. Poi col caldo in teoria si dovrebbe sciogliere più facilmente, però ecco, bene, la cavolata l'abbiamo fatta. Voilà, allora ti faccio vedere una cosa che ho notato tempo fa, quando l'ho utilizzato, e ho notato una cosa alquanto fenomenale, nel senso che se guardi bene da questa parte, lo vedi che il gap è molto pronunciato rispetto a questa parte qua. C'ho il dito giallo perché ieri ho fatto risotto zafferano, mi ha macchiato, e quindi c'ha un, diciamo così, un gap molto più accentuato. La metta affilata, un po' più morbida, ti aiuta comunque sia a raderti, in teoria, come tanti descrivono, in maniera molto più delicata, molto più piacevole, anche perché lo slant nasce anche per questo. Quindi adesso oggi lo verifichiamo. Qua io non lo so che sta succedendo. Fresco arriva, non è ghiacciato, non è una cosa improponibile. Però come vedi, se ne metti troppo, fai così. Quindi te devi sempre regolare su quanto ne metti. Ah, una cosa che non ho fatto, però vedi com'è un tacchino, è che non ho messo, a parte che mo tanto sgocciola perché giustamente è bucata, mi sgocciola. Non ho messo un po' d'acquetta nella crema che si è solidificata. La crema che si solidifica non si vede tutti i giorni, eh. Allora andiamo a vedere che succede, se lavora, se ha mantenuto la freschezza. L'odore c'è, è rimasto quello, non se n'è andato, anche perché il po' di crema che è andata qua sotto ha quasi sigillato completamente il barattolino, facendo mantenere la profumazione quasi intatta. Ah, fa un caldo bestia proprio oggi. Allora, la cosa bella dei mentolati e delle mente è che quando tu te le spalmi in faccia sì, le senti, ma quando le percepisci bene al passaggio del rasoio, quindi quando il rasoio leva il sapone, leva i peli, tu senti quella botta classica del fresco. Nonostante ciò era crepato il vasetto e fermo lì da un anno, perché è un anno che non lo utilizzo, ma pure di più, si è mantenuto in modo eccellente, molto molto bene, bene, benissimo. Certo che con l'acqua calda ci accozza un po', perché vuoi il fresco, ti arriva, ti metti l'acqua calda, tu volevi. Ah, vediamo questo massacro, sa l'odore del classico dentifricio alla menta, per farti capire, molto 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 piacevole, te lo racconto in modo basilare. Allora vediamo un attimo come va lo slant e che cosa mi offre, che cosa mi fa percepire. Quasi non ho bisogno di tendere la pelle. Quasi, eh. Quasi. Zitti, se no se ne accorge. Sì, perché se si accorge poi succede che me, capito? Mi fa. Ah, mazza, però è andata una meraviglia. Hai sentito? Devo dire, la freschezza è ottima, perché quella c'è, quella la apprezzi poi nel contropelo ancora di più. Ma come hai visto, il 37C con le
Almeno in fase di pelo, non lo dico per, quindi non me lo sta chiedendo, non sta aspettando che te lo dico, perché non te lo dico fino a che non ho terminato tutti i passaggi. Abbi pazienza e avere molta pazienza. Sensazione strana, siccome andava a finire un po' qua vicino al labbro, c'è una sensazione fresca di menta che ha una mentos solo. Allora, sinceramente pensavo di far più danni che altro, ed effettivamente invece mi sono accorto che ho fatto poca, diciamo così, pochi taglietti, tagliozzini, eccetera eccetera. Però 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 devo dire che comunque la buona profondità ce l'ha, e come gestione il rasoio si comporta molto bene, non è difficile da utilizzare. No, acqua fredda, vero? Di verità è contenta tua moglie dopo qua pulito il bagno e ci vedete fare la barba, ve? Contenta di verità, felice, no? Allora andiamo a vedere quello che è rimasto. Allora, ho messo troppo pre-barba, quindi con il raso zero, amico mio, deve andare molto molto caldo. Mazza, è brutti sti capelli, oh. Mi sembra un misto tra Renato Zero e non so che cosa, ma io non lo dico. Picchio, sto a registrare, e io le fa mettere paura a tutti quanti. Allora, scusa, ma stava qua sotto, manco me ne ero accorto che c'è stato. Sta in versione stealth, picchio. Picchio. Allora, abbiamo capito? Non l'abbiamo capito? Non abbiamo capito. Che ti chiudi l'occhio? Che ti mica da farti dentro l'acqua? Stava così, stava. Allora, eccolo qui. Buona freschezza, molto buona. Se ci abbini, secondo me, uno snack bite o qualcosa di molto mentolato, la menta di Taylor è veramente qualcosa di eccezionale. Veramente piacevole. Considera che comunque il sapore è un po' perso. Anzi, la crema, scusa. Però allo stesso tempo si fa sentire. Molto, molto fresca. Ti lascia quella sensazione che se fai così... te viene la brina, in poche parole,
Allora, quando dico questo, non pensate che. Ho fatto un tagliettino qua. Non pensa che sia una cosa esagerata, che cammini e lasci ascia di ghiaccio, perché non sei né un asteroide né stai a meno 60 gradi. È una freschezza molto piacevole, molto diciamo così, naturale, a differenza di tanti altri che dove c'è il mentolo, appunto, che fa la parte fredda. È molto, molto, molto piacevole. E in più, il discorso piacevole qual è? È che con una profumazione così puoi mettere qualsiasi dopo barba e una famo finita, puoi mettere quello che ti pare. Scusa, io conclusa questa, siccome mi sto godendo il profumo e la freschezza che mi ha lasciato, vado a mettere qualcosa che tanti di voi credono sia freddo. Eccolo qua, stava nascosto, non te ne sei accorto. Il Proraso Verde. Il sapone e il pre-barba sono molto freschi, ma come definirlo il dopo barba? Congelante? Freddo? Devo dire che la profumazione è molto più piacevole rispetto al sapone, quindi non è quel mentolo eucalipto che senti subito. È leggermente, secondo me, c'è una punta di qualcosa di legnosetto. È molto piacevole, la fragranza è molto piacevole, ma non sento questa botta fredda del mentolo. Infatti è scritto rinfrescante, no, congelante. Cioè, qua aspetta che hanno fatto sto coso che non si legge bene. È molto piacevole perché è una profumazione molto classica, quindi ci sta tutta. Certo, quella quantità di mentolo che ha al suo interno sicuramente aiuta a sentire il fresco. È normale, se io adesso esco c'è il vento che tira, un po' di fresco lo sento, ma non è come lo Snack Bite così aggressivo. È molto più morbido, infatti tanti mi hanno scritto: ah, l'ho comprato, però non fa quell'effetto congelante. Non te lo fa perché non è, credo, studiato apposta per fare l'effetto congelante, anche perché sia il pre sia il sapone o la crema ti danno quella sensazione di fresco che già basta e avanza. Se te sventoli un pochetto lo senti, però devo dire che è molto piacevole, utilizzabile in qualsiasi stagione, quindi io mi sento soddisfatto. Ripeto, non è fortissimo, è una cosa che credo in tanti possono utilizzare senza avere il problema e il rischio di sentire, appunto, la botta impressionante del mentolo che potrebbe anche dar fastidio. Quindi io penso che il 37C, a parte qua sotto che mi sono acchiappato, a parte che comunque mi ha lasciato la pelle un po', non dico appiccicosetta, però ce l'ha, sta un po' sta sensazione, me l'ha data. Però comunque sia molto molto piacevole. 37C molto buono, German molto molto buono. Come slant credo che possa andare bene a tutti quanti. L'unica cosa, devi fare attenzione a quel tipo di scalino nella parte finale della testina, perché c'è un gap molto pronunciato. Per il resto lo utilizzi tranquillamente, penso che possa andare bene anche per i neofiti senza nessuna difficoltà. Logicamente non consiglio di iniziare con questo, però anche se vuoi iniziare non muori, quindi lo puoi utilizzare tranquillamente. Fai pratica già con una cosa che è uno step in più. Diciamo che il taglio dovrebbe essere dolce, lo è stato, con la metta giusta, con una barba giusta, perché la mia era dei 5 giorni, quindi ha potuto lavorare bene. In alcuni punti sono andato troppo spensierato, non ho considerato bene, è arrivato il micro taglietto. D'altronde le Feather fanno questo, credo di più che sia la migliore, una lametta leggermente più spessa, tipo una Bolzano, una Kai, che riescono in qualche maniera ad essere proprio veramente stabilizzate, perché già la torsione stabilizza la lametta, più è dura e tosta la lametta stessa e meno vibrazioni ne stanno. Per il resto che posso dire, se ti piace il fresco, Taylor alla menta piperita è qualcosa di molto piacevole, molto fresco. Non ho detto congelante, non mi mettete in croce poi, no, perché ha detto, io l'ho comprato, non ho detto congelante. Se vuoi freddo ti do il consiglio giusto. Sono passati 20 minuti, non mi frega niente, te lo dico. Alla fine della rasatura, se va a sentire il freddo come si deve, me l'ha insegnato questo, il trucchetto alla barberia, Vincenzo la Grotta, l'amico che sta a Corigliano, il barbiere. Prendi il cubetto di ghiaccio, lo passi in viso e senti il fresco. Hai capito? Bene così. Vabbè, da me è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video. Come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. Oh, rasoietto anche per chi inizia e vuole far passo di qualità. Detto questo, ti becchiamo la prossima volta.